orso che veniva dal mare. Ci parla di migranti e mar Mediterraneo. Nell'elogiare la scelta, le chiedo: quest'orso rivoluziona un'antica tradizione di Iubris? Se sì, quali le ragioni? No, non rivoluziona l'antica tradizione, anche perché l'impianto scenico rimane immutato. C'è l'orso che invade lo spazio urbano, quello della comunità, la comunità che si organizza, organizza la caccia all'orso, lo cattura, lo processa e lo assolve o lo condanna a seconda dei pareri del pubblico presente. Di nuovo c'è la scelta di ambientare questa festa all'interno di una problematica che ormai è fondamentale nella comunità internazionale. La presenza dei migrati ovunque e in ogni paese, e i migranti, come si sa, vengono sempre dal mare. Il coinvolgimento dei bimbi quest'anno è dirompente. Ci vuole descrivere com'è nata, come si è sviluppata la collaborazione con l'Ichellac, la libreria del centro storico? Beh, con l'Ichellac abbiamo già avuto dei rapporti in passato e a un certo punto sapevo che loro stavano lavorando su di un libro, che è un libro pluripremiato, che appunto parla della caccia all'orso, di questi bambini che si organizzano per andare a caccia dell'orso e attraversano varie situazioni, vari posti di natura diversa, lo stagno, il prato erboso, il pantano limaccioso, ed ecco, a seconda dei posti che attraversano, loro con delle onomatopee esprimono le sensazioni appunto di attraversamento di questo. È una storiella simpaticissima che abbiamo pensato di adottare in questa festa. Loro si sono organizzati, abbiamo immaginato che perché l'orso è uscito nella prima mattinata a disturbare un po' in giro, ha suonato i campanelli, ha chiesto da mangiare, così abbiamo immaginato i bambini infuriati. Infatti erano in pigiama. Infatti erano in pigiama con le loro mamme, che hanno preso tutto quello che gli capitava tra le mani e sono partiti alla caccia dell'orso, che si è conclusa, direi felicemente, in piazza, e credo che la gente abbia apprezzato questa performance. Il carnevale ormai da tempo, ahimè, ha perso la tradizionale parata di apertura che la compagnia teatrale Iubris proponeva. Come mai, e se ti va di dirci il tuo punto di vista, il suo punto di vista? Naturalmente queste scelte non dipendono da noi. Quando la fondazione ci ha chiamati, noi abbiamo risposto abbastanza rapidamente alle richieste, e penso anche in maniera congrua e disponibile, no? Di fatto però io devo annotare questa cosa che ripeto da un po' di tempo, che la fondazione, le fondazioni meglio, di Carnevale da tempo hanno puntato decisamente sulla sfilata dei carri allegorici, penalizzando in maniera evidente tutto il resto. Io ho sempre sostenuto che questa decurtazione anche di fondi economici a disposizione dei gruppi, delle maschere di carattere, di quelli che, delle associazioni che fanno rivivere le tradizioni del nostro paese, avrebbe sicuramente causato il depauperamento in sé della festa e avrebbe sottratto quello spirito di popolare, immediato, allegro. Ed infatti io noto con molta tristezza
che le sfilate diventano sempre più fredde, sempre più un'esposizione di manufatti ben realizzati, ma nient'altro. Il coinvolgimento, il ritmo, il cuore, le pulsazioni che anche e soprattutto direi l'apertura con la parata dell'orso, la chiamiamo così, dava. Sì, questa opinione che esprimi ci è stata, diciamo così, espressa anche da molte altre persone, anche no? Che dicono che appunto manca quel brio, quella tensione, quell'energia che il gruppo Iuris contribuiva, abbia sempre fornito regalare alla manifestazione. E abbiamo potuto vedere uno spettacolo poco tempo fa, Le Rane, e ne abbiamo già parlato. Adesso c'è in cantiere qualcosa e se sì, dove rivolgerà lo sguardo? No, sicuramente dobbiamo riprendere Le Rane, perché molta gente ce l'ha chiesto e quindi penso sia il caso di riproporlo, anche perché è un lavoro che si è protratto nel tempo, ci abbiamo speso 3 anni per realizzarlo, credo che c'è bisogno di valorizzarlo ancora nella maniera più giusta, insomma, no? Dopodiché noi, il nostro modo di agire è sempre quello, seguiamo delle tracce. Da quando siamo partiti abbiamo sempre seguito delle tracce che in un certo senso legavano al carnevale. Le Rane non a caso viene di lì, Aristofane, la commedia, Dioniso, ecco, quella è la traccia che abbiamo sempre seguito e ce n'è ancora da scoprire di cose intorno a questo archetipo della cultura in genere, no? E della vita. Bene, aspettiamo un altro e valorizziamo Le Rane. Grazie.